Allora, i due temi erano la decisione e trattava tre punti. Il primo riguardava il fatto di cui il faraone era deciso nel non far andare via con Mosè gli ebrei e quindi verso la terra promessa. E poi l'altro punto, cioè l'altro tema della giornata, era la resistenza, perché infatti il faraone oppose resistenza quando seppe della notizia che Mosè doveva poi entrare nel villaggio per portare via con sé gli ebrei. Raccontava di quando Mosè incontrò gli anziani del villaggio. Gli anziani non volevano, perché non avevano molta fiducia in lui, perché era possibile che quel che lui diceva fosse una bugia. Però Mosè non si oppose a questa notizia e deciso andò verso il villaggio, perché sapeva che Dio era con lui. E oggi i nostri responsabili ci hanno spiegato anche che Mosè era determinato a questa cosa e Dio l'aveva scelto appunto per dimostrare la sua determinazione. Nella scenetta che abbiamo visto questa mattina erano venute due signore che avevano entrambe due bambini piccoli. Entrambe le signore non volevano partire, perché visto che nel deserto faceva molto caldo avevano paura di morire. Per questo anche la popolazione del villaggio si contrapponeva al fatto di partire con Mosè. Due storie. La prima è decisione, la seconda è resistenza. Stamattina abbiamo visto alla scenetta due signore con un padre in cui dovevano partire per la terra promessa. Però Mosè non voleva fare andare nessuno alla terra promessa. E poi erano venute due signore con entrambi i bambini in braccio, che non volevano andare alla terra promessa, volevano stare nel cerchio. Poi Mosè voleva liberare tutti gli ebrei, però non voleva fare andare a tutti nella terra promessa. Poi erano venuti erano venuti due schiavi del faraone, no? A fare guerra con due sorelle. Una sorella voleva fare la guerra, mentre l'altra sorella diceva vicino alla sorella: no, lasciamo stare. E così se ne andarono. E però la sorella diceva vicino all'altra sorella: io volevo fare guerra. Però la sorella diceva: ma sei pazza, volevamo fare la guerra contro a quelli là. Così alla fine se ne andarono. Una della resistenza e un altro sul decidere. Il primo si chiama decidere, cioè che Dio aveva chiamato Mosè per andare a liberare il suo popolo, gli israeliti, che stavano in mano, che stavano schiavizzati in Egitto. Mosè decide di fare quest'opera e salvare il popolo di Dio. Il secondo tema è della resistenza, cioè il popolo ha resistito alle dure lezioni che ha fatto l'Egitto al popolo di Dio. E poi il faraone ha resistito alla voce di Dio. E gli anziani non credevano in Dio, specialmente anche il faraone. Diceva: chi è questo signore?
due temi, il decidere e oppure resistenza. Nel primo, ovvero decidere, diciamo Dio chiama Mosè per sacrificare la sua vita salvando il popolo ebraico, e nel secondo di opporre resistenza, ovvero che Mosè decide di opporre resistenza, ovvero di rischiare per salvare il popolo ebraico, e alla fine però lui riesce a salvare il popolo ebraico, e quindi lui ha pensato senza che nessuno gli dicesse cosa fare. Il tema di oggi è decidere e la resistenza. Poi nella catechesi hanno spiegato che Dio sceglie Mosè per liberare gli israeliti, però Mosè non era convinto all'inizio e quindi era un po' in dubbio. Poi si convinse e andò dal faraone, però il faraone si oppose perché gli servivano gli israeliti, perché da parte sua erano degli schiavi, e quindi non voleva cedere. Il tema di tutto il Grest è il viaggio che Mosè fa per liberare gli ebrei, e ci hanno spiegato che il tema di oggi è decidere, perché Dio decide Mosè anche se era una persona comune, e la resistenza perché il faraone non voleva cedere a liberare gli israeliti, e anche il popolo resisteva. Spiegato che Mosè, il tema principale è decidere e resistenza. Decise di liberare gli israeliti. La resistenza perché lui non voleva che Mosè liberasse gli ebrei. Della scenetta mi è rimasto impresso quando Ruben e Rebecca volevano portare il gatto e non avevano cibo da dargli.